Ben trovati in questa nuova video riflessione. Oggi parliamo di un tema diverso dal solito, parliamo di cambiamento. Sì, perché il cambiamento è il nucleo di tutto, il nucleo anche di tutto il lavoro di divulgazione che cerco di mantenere qua sui vari canali social. Il cambiamento può essere visto da infiniti punti di vista e ogni punto di vista può darci davvero una spinta in più. Oggi vorrei affrontarlo da un punto di vista particolare che credo possa sbloccare tante situazioni. Parto proprio da uno spunto, una mail che ho letto di una persona che mi scrive dicendo perché mi sforzo continuamente, provo continuamente a fare qualcosa di diverso e non ci riesco. Ecco, mi ha colpito questa frase. Sono anni che mi sforzo, sono anni che provo a fare qualcosa di diverso. E onestamente credo che questa sia un'esperienza comune un po' a tutti. Ognuno di noi ha provato e probabilmente prova tuttora a cambiare qualche suo comportamento, che siano abitudini da cambiare, che siano atteggiamenti o comportamenti specifici nelle relazioni con altre persone, che sia qualcosa che riguarda il lavoro, ma proviamo a cambiare questi comportamenti. Perché non ci riusciamo? Ripeto, possiamo vederlo in tanti modi. Oggi ve ne offro uno che credo possa davvero essere utile. Perché sostanzialmente noi dimentichiamo la genesi dei nostri comportamenti, da che cosa deriva un comportamento. E come dire, se voglio costruire un tavolo, ma non ho il materiale, ecco, vediamola così, non ho il legno, non ho i chiodi, difficile che possa realizzare il tavolo. Abbastanza difficile. Ecco, a volte noi vogliamo cambiare il comportamento, quindi ottenere un comportamento diverso, ottenere il nostro tavolo, ma dimentichiamo di cosa abbiamo bisogno. Di che cosa è figlio un comportamento? Delle nostre emozioni. La spinta all'azione è ciò che sentiamo. Se non abbiamo un cambio emotivo, è difficile resistere, reggere, sforzarsi. Cambiare solo perché vogliamo fare qualcosa di diverso a livello razionale. Io posso pensare che domani voglio svegliarmi alle 5, andare a correre, fare sport, non arrabbiarmi più con quella persona quando mi provoca, ma posso pianificarlo quante volte voglio, ma poi non ci riuscirò perché nel momento in cui mi devo svegliare, se non c'è un'emozione a mantenere, motivare, spingere quel comportamento, non lo farò. Nel momento in cui una persona mi provoca, siccome scatta l'emozione di rabbia, per quanto io abbia pianificato, no, non devo scattare, no, non ci devo riuscire, no, questa volta no, pum, rabbia e il comportamento viene agito. Mi ritrovo ad agirlo senza volerlo. Questo un po' è anche il fulcro, possiamo dire, della nostra sofferenza, perché dentro di noi creiamo conflitto tra una parte razionale che guarda solo i dati e vuole agire in modo diverso, vuole il suo tavolo. Cioè, io voglio il tavolo, lo desidero, lo costruisco. Tutte le parti emotive che invece pam, si attivano e remano contro, e in questo conflitto noi spendiamo gran parte del nostro tempo, la maggior parte delle nostre energie e produciamo malessere. Allora, per ottenere un cambiamento a livello di azione, devo pensare alle emozioni. E qui arriva il domandone, ma come faccio a modificare le mie emozioni? Mica così dico, non voglio più avere quell'emozione. Infatti non è così. Le azioni sono figlie delle emozioni, le emozioni sono figlie dei pensieri. E questa è la genesi giusta. Così si crea un comportamento. Pensiero, emozione, azione. Noi agiamo in base a quello che sentiamo e sentiamo in base a quello che pensiamo. E anche qui facciamo un altro esempio. Se io penso di dover piacere a tutti, quando ricevo una minima critica, quando ricevo un segnale diverso dall'approvazione, che proverò? Paura, rabbia, tristezza. Ma perché? Perché dietro c'è quella convinzione, a volte inconscia, quel pensiero che è devo piacere a tutti. Allora, come si può
ottenere un cambiamento di comportamento? Come si può davvero cambiare? Qual è il vero lavoro di crescita, di evoluzione? È partire dal livello più semplice, che è l'informazione, nuove conoscenze. Quando acquisisco nuove conoscenze, piano piano, e non è istantaneo, cambieranno anche le mie emozioni. Finché penso che sono negato per l'informatica, per la tecnologia in generale, che questi aggeggi tecnologici sono solo degli aggeggi infernali per cui ci vuole tanta preparazione, io proverò avversione, mi arrabbierò appena provo a scrivere una mail o a vedere una nuova app sullo smartphone. Però è frutto dell'informazione. Se io piano piano mi informo, acquisisco nuove conoscenze, inizio a familiarizzare, inizio a vedere i vantaggi che mi può dare quell'app, inizio a vedere quanto sia semplice, grazie a dei tutorial, imparare, non proverò più rabbia, avversione, ma proverò piacere. E così per ogni cosa. Quindi, perché? Man mano che mi conosco, man mano che so che cos'è uno schema emotivo, man mano che so che un essere umano è fatto da più parti, esattamente come abbiamo più organi interni, più conosco cos'è la dissonanza cognitiva, ovvero il conflitto interno, più acquisisco informazioni su di me, sulle relazioni, sulle emozioni e più reagirò in modo diverso, avrò delle emozioni diverse rispetto alle situazioni e lì cambierò i comportamenti. Anche per capirci, anche tutta l'opera di divulgazione che faccio e che facciamo insieme al mio team su internet produce dei risultati, perché nei commenti si legge: da quando seguo i tuoi video, è un anno che vedo i tuoi video e capendo delle cose riesco a gestire meglio delle situazioni. Non è magia. È questo che mi motiva e ci motiva a diffondere continuamente contenuti. Questo contenuto, unito a tutto il sapere che già hai, sta producendo dei cambiamenti che andranno a impattare sulle tue emozioni e andranno a impattare quindi sulle tue azioni. Allora, per non tirarla troppo alla lunga e sperando che proprio concretamente possa esserti utile, ricorda questo semplice schema. Acquisisci informazioni senza pretendere che quelle informazioni producano di per sé un cambiamento, però tu acquisiscile. Più ne acquisisci, più fai collegamenti, più a cascata cambierà il tuo sentire rispetto a ciò su cui ti stai informando, a ciò che stai capendo meglio, e quel capire diventerà comprendere, quindi cambierà le tue emozioni e là potrai cambiare una tua abitudine, un tuo comportamento. Io quando ho capito, ti faccio l'esempio personale, il mio estremo bisogno, perché io avevo un estremo bisogno anche per la mia storia personale di approvazione, e ho capito che cosa produceva quel bisogno di approvazione, piano piano ho visto chiaramente che a ogni minimo segnale di disapprovazione andavo nella rabbia, rabbia molto forte. E quindi vedendolo, piano piano è cambiata quella emozione e ora quando noto disapprovazione sento ancora l'attivazione emotiva, però la gestisco e non sono più in preda alla reattività. Quindi posso tranquillamente chiedere spiegazione all'altro. So in quel momento quello che sta succedendo e quindi non reagisco più e posso comportarmi effettivamente in maniera diversa. Sull'alzarmi alle 5 di mattina invece ancora ci sto lavorando, sto prendendo tante tante informazioni che spero cambieranno quella mia emozione che ancora mi mantiene nel letto con la voce che dice: dai, altri 10 minuti, un'altra mezz'ora ce la meritiamo. Però sto lavorando anche su questo. Se questo video ti sembra utile, condividilo con le persone a cui credi possa essere altrettanto utile. Metti un like e se ancora non lo fai, seguimi su Instagram, su Facebook e iscriviti al canale e attiva la campanella e noi ci vediamo la prossima volta.